Buonasera, buonasera a tutti e bentornati ancora una volta a 99, il sabato culturale della QTV. Lo sapete, andiamo in onda il sabato sera alle 21.15 sul canale 12, la QTV emittente abruzzese e molisana. Avete sentito e avete visto che abbiamo cominciato questa volta la nostra trasmissione in maniera diversa, con una suonata di organetto, quello che noi in Abruzzo, nell'Aquilano, chiamiamo iuddubotte. Il motivo è semplicissimo, perché abbiamo come ospite questa sera un giovanotto, Leonardo Cappelli di Marrucci di Pizzoli, che nel mese scorso si è laureato campione del mondo di organetto o fisarmonica diatonica. Poi lui ci spiegherà di che si tratta. Benvenuto intanto, campione del mondo. Grazie. Che vuol dire avere questo titolo addosso? Beh, è una bella esperienza, una bellissima sensazione. Abbiamo partecipato ai mondiali che si sono svolti online quest'anno. Dopo il Covid si svolgono sempre online. E ho partecipato e è andata bene. È andata bene, ho ottenuto il primo premio sia per l'organetto a due bassi che per l'organetto a otto bassi, perché mi sono iscritto in due categorie distinte. Ecco, spiegaci un po' la differenza fra due bassi e otto bassi. Allora, l'organetto due bassi ha i bassi sulla mano sinistra e sono due, mentre l'otto bassi, ovviamente, otto bassi sulla mano sinistra. Mentre sulla mano destra possono avere una o due file, entrambi. La mano destra è per la melodia e la mano sinistra per l'accompagnamento. Ho capito. Praticamente dei due, qual è il due botte? Il due botte è quello due bassi. I due bassi. Prende il nome proprio dai due bassi che ha sulla mano sinistra. Ho capito. Senti, come ti è nata questa passione per questo strumento musicale della nostra tradizione? Allora, diciamo che è iniziata da piccolo, è una passione che mi ha trasmesso mio padre, che ha iniziato anche lui a suonare questo strumento quando io ero piccolissimo, e la sera lui, diciamo, tornava a casa e suonava, e così io mi sono appassionato. Ho iniziato a studiare in una scuola a Pizzoli con un maestro che purtroppo adesso non c'è più, e poi mi sono trasferito successivamente alla scuola di musica Alexander, che è la scuola dove studio attualmente, con i maestri Vittorio Sette e Danilo Di Paolo Nicola. Dove sta questa scuola? A Pizzoli, a Marrucci. A Pizzoli, sempre a Pizzoli. Quindi a Pizzoli c'è una tradizione per quello che riguarda l'organetto. Sì, è la tradizione che c'è un po' in tutto il territorio. Molti ragazzi iniziano a suonare questo strumento, perché nelle feste, nelle piazze è sempre gradito. È uno strumento che si suona a musica, come... Allora, normalmente si studia ad orecchio, il due bassi ad orecchio. Per gli strumenti più grandi, però, c'è anche lo studio della musica. Ho capito. Quindi il dubotte va prevalentemente ad orecchio, allora? Prevalentemente ad orecchio, esatto. E perché? Perché? Perché è legato alla tradizione popolare, dove non si studiava musica, si tornava da lavoro e si iniziava a suonare. Ecco, ma è vero che se non ci indovini subito non ci indovini più? Come tutte le cose, un po' di pratica e si suona. Senti, da quando suoni tu? Io ho iniziato che avevo 9 anni, sono 16 anni. 16 anni che suoni? E avevi partecipato altre volte ai campionati mondiali? No, questa è la prima volta. Ho partecipato a diverse competizioni da quando ho iniziato, e questa è la prima volta che partecipo ai campionati mondiali.
Ho partecipato un po' di tempo fa a una competizione che si svolge a Castelfidardo qualche mese fa, che si chiama PIF, sarebbe il premio internazionale per la fisarmonica. Praticamente tutta la città di Castelfidardo organizza questa settimana di eventi legati alla fisarmonica e all'organetto. Lì ho partecipato in una categoria mista tra organetti e fisarmoniche, incontrando fisarmonicisti di fama mondiale e mi sono classificato secondo. Ci suoni un altro brano? Grazie, ci hai suonato che cosa? Questo era il saltarello. Il saltarello. Ecco, il saltarello è abruzzese. Esatto. È Ed è una canzone abruzzese. tipica abruzzese. E invece la tarantella? La tarantella si utilizza per lo più in Calabria. In Calabria prevalentemente. Ecco. Senti, qual è la zona principe per l'organetto, per il suono dell'organetto. Beh, l'organetto per il due bassi qui in Abruzzo. Nel resto dell'Italia si utilizza più l'altro strumento che l'otto bassi. Come nel resto del mondo si utilizzano questi strumenti qui o con più bassi ancora. Esatto. Con più basse ancora. Però la tecnica è sempre la stessa o cambia? La tecnica è sempre la stessa. L'unica cosa, l'unica differenza sono i bassi che durante la melodia vanno a comporre l'accompagnamento e ovviamente sono di più, ci sono più accordi da utilizzare durante l'esecuzione del brano. Senti, le prove per i campionati del mondo, in che cosa sono consistite? Come si sono svolte? Allora, il campionato del mondo dopo il Covid si svolge online Sì. per le difficoltà legate, insomma, all'organizzazione. Quindi abbiamo partecipato a delle selezioni nazionali. Quelle italiane si sono svolte al Conservatorio di Musica Ma dell'Aquila. Il dove viene bandito il concorso? concorso praticamente dell'associazione, la CMA, che è l'associazione che ha organizzato Sì. Ha il mio mondiale, ha sede in Francia. Il sede in Francia. presidente è francese, è un fisarmonicista internazionale francese. Sono state fatte le selezioni al Conservatorio dell'Aquila. Dove abbiamo partecipato eravamo circa una trentina di italiani. Sì, Quindi al Conservatorio dell'Aquila avete fatto la selezione. esatto. E anche lì ho vinto in tutte e due le categorie. E poi siamo stati ammessi a partecipare proprio al mondiale, che si è svolto online. Quindi ho registrato un video mentre suonavo con i miei strumenti ed è stato caricato su YouTube. Alla fine è stata nominata una giuria internazionale, c'erano giudici dalla Colombia, Brasile, Italia, Francia, Austria, Messico, Slovenia e hanno guardato i video e ci hanno giudicato. Ho capito, ho capito. E
E ma tutti gli anni si svolgono i campionati? Sì, si svolgono tutti gli anni, infatti già stanno preparando anche per il prossimo, stanno iniziando a lavorare già per preparare quello del 2024. Ma tu è la prima volta che partecipi? Sì, ai mondiali sì, è la prima volta. Ho partecipato ad altre manifestazioni, tutte più piccole, Manifestazioni di che genere? gare, competizioni. Sempre gare. A livello che erano? A livello nazionale, che cos'erano? Sì, a livello nazionale. Ho capito. Che movimento c'è? Dove si suona prevalentemente la fisarmonica o l'organetto diatonico? Allora, in Italia si utilizzano per lo più centro-sud, soprattutto da noi il due bassi, per il resto d'Italia si utilizza l'otto bassi, maggiormente. E la differenza che c'è, qual è la La differenza? differenza sono i bassi sulla parte sinistra. Sì, ma ho capito, nel suono dico. Nel suono nessuna. Nel suono ovviamente cambiano le tonalità degli strumenti, che danno un'armonia diversa. Cioè ci puoi fare più cose, ci puoi fare. Ovviamente sì, con quello più bassi e più tasti A e più si possono eseguire brani elaborati, Ho capito, complessi. ho capito. E quanto tempo ci vuole per imparare a suonare bene l'organetto? Beh, questo dipende dalla persona, ognuno ha i propri tempi. Io sono 16 anni che suono, diciamo sto imparando adesso. E beh, ormai ti sei laureato campione, quindi vuol dire che hai imparato. Diciamo di sì, un po' sì. Quante ore al giorno lo suoni? Allora, normalmente suono mezz'ora al giorno. Mezz'ora al giorno e Quando basta. faccio le competizioni, però mi alleno di più, 3, 4, 5 ore al giorno. Ah sì, eh? Per prepararmi per le competizioni, sì. Inizio un po' prima, una settimana, 10 giorni, 15 giorni prima, e suono un po' di ore al giorno. Sede, chi è che richiede il suono dell'organetto? Vi chiamano a voi, no? Quando ci sono le feste, non so. Beh, sì, in queste zone si utilizzano sempre nelle feste la musica dell'organetto, le orchestre hanno tutti quanti gli strumenti come fisarmoniche e organetti, quindi è molto richiesto in queste zone. Ho capito. Senti. Prima di cominciare a suonare l'organetto, suonavi qualche altro strumento tu? Niente. No, è stato il primo strumento che ho imparato. Il primo strumento. Ho capito. Ci suoni un altro brano? Che annuncia il brano, annuncia. Allora, eseguirò una composizione del mio maestro Danilo Di Polo Nicola, che si chiama Walzer in 12 ottavi. Ottavi. Questa volta sta usando l'organetto a 8 bassi. Thank you.
Che differenza passa fra l'organetto e la fisarmonica? Allora, l'organetto è uno strumento più piccolo che ha meno tasti sulla mano destra e meno bassi sulla mano sinistra. Poi l'organetto è diatonico, nel senso che ogni tasto fa una melodia diversa se il mandice viene tirato o viene premuto. Secondo un pochettino ripete quello che è l'armonica a bocca. Secondo che se tiri o espelli il fiato, dà un suono diverso con lo stesso tasto, insomma. Esatto. Questo funziona sia per la mano destra sulla tastiera e sia per la mano sinistra sui bassi. Mentre la fisarmonica, ogni tasto ha una sola nota, sia che venga fatta ad aprire che a chiudere. Chi suona l'organetto suona anche la fisarmonica o no? Sono due strumenti diversi. Per la fisarmonica c'è bisogno di suonare la musica, di conoscere bene la musica. Invece per l'organetto, diciamo, si può fare più a orecchio. Ho capito, ho capito. Senti, chi è che vi chiama voi altri solitamente? Alle feste di paese, dove? Normalmente sì. Le sagre? Ci chiamano per sagre e feste, chi organizza ovviamente si mette in contatto con noi e ci propone, insomma, di partecipare a questi eventi. Ho capito. Ti parteciperai ai prossimi campionati del mondo? Spero di sì. Già mi sono messo in contatto con l'organizzazione del mondiale di questo evento, che ha proposto per il prossimo anno di ricominciare in presenza, quantomeno con i vincitori di questo mondiale. Quindi organizzeranno in una capitale europea, da come ho capito, quest'anno, per il prossimo anno, e diciamo che sono invitato. E comunque non è la prima volta che l'Abruzzo vince i campionati del mondo di organetto. No, ci sono diversi campioni del mondo, soprattutto a Teramo. Teramo. E c'è Imma, e una donna pure lo è stato. No, non la conosco. Comunque, la conosco, però non è la prima volta comunque. Non è la prima volta, esatto. Non è la prima volta. Questo significa che l'organetto è lo strumento principe popolare proprio. Sì, soprattutto in queste zone, sì. Ho capito. Va bene, noi siamo arrivati al termine del nostro incontro. Grazie di essere stato in nostra compagnia. Ti facciamo l'in bocca al lupo per i prossimi campionati che ci saranno. Si tengono sempre ottobre, novembre. L'autunno. Esatto. In autunno. Ecco. E naturalmente rallegramenti per il titolo conquistato quest'anno. Adesso andiamo a vedere qualche parola dialettale. Qualche parola. Agnello, all'agnello, è l'agnello. Il pependò è il peperone. Compra un po' di pependoni, così ci facciamo arrosto. Compra un po' di peperoni, così ce li facciamo arrosto. Ielare, invece, questo è il tempo, soprattutto la mattina presto, vuol dire gelare. Pè, il piede, non sta sempre a allungarsi bei. Non stare sempre ad allungare questo bei, i piedi. Iulupe, invece, è il lupo. E c'è il proverbio che dice: a ognuno l'artesè, la pecora agli ulupe. Ecco, qualche proverbio. Asino vesto, asino vecchio, masto nuovo. Cioè, ad asino vecchio, basto nuovo. Si mette questo? No, non si fa. È una cosa che contraddice. Il basto nuovo lo metti all'asino nuovo o al puledro giovane, insomma.
A casa vecchia i surgi non mancano, nelle case vecchie non mancano i topi. Ecco, questa è la traduzione. Quando uno mena le mani con molta facilità, si dice a chi dà e a chi promette. Te tocchi te le mani, curioso. Addote gli occhi, te le mani. Dove c'hai gli occhi, c'hai le mani. Si dice di una persona che è curioso. E un proverbio: l'amore va e ve come Juventus, la brutta bestia te rimane accanto. Quindi bisogna guardarsi bene intorno, perché passata la luna di miele poi cominciano i dissensi, e quando non arriva di molto peggio, come spesso riportano le cronache a livello nazionale. Bene, noi ci fermiamo qui, siamo arrivati al termine della trasmissione. Ringraziamo Leonardo Cappelli di Marruci dell'Aquila, di Marruci di Pizzoli, provincia dell'Aquila, che si è laureato campione nel mese scorso, il 24 di novembre scorso, si è laureato campione del mondo di fisarmonica diatonica o di organetto diatonico nelle due categorie, due bassi e otto bassi. E sono le sole due fisarmoniche che usi tu, insomma. Sì. Eh? Sì, sì. Solo questi, ecco, due tipi di strumenti. Bene, grazie anche a voi di essere stati in nostra compagnia anche questa sera. Avete visto una puntata un po' diversa, ma non ci potevamo far mancare, perdere l'occasione di questo incontro, perché è comunque un evento che tocca il nostro Abruzzo, che tocca la nostra provincia dell'Aquila, che tocca un paese dell'Aquilano, comune di Pizzoli, Marruci. Grazie di essere stati in nostra compagnia, grazie. Grazie anche a voi di essere stati con noi anche questa sera, e appuntamento a sabato prossimo, stessa ora, altro ospite, altro argomento, speriamo di sicuro interesse. Un grazie particolare a Stefano Iannucci, che ha curato la regia di questa trasmissione. Arrivederci, grazie, arrivederci.